Io sono Enrico Rivetto, sono il titolare dell'azienda agricola Rivetto dal 1902. Sono Alessandro Ceretto, insieme alla mia famiglia siamo proprietari dell'azienda Ceretto Aziende Vitivinicole, che si situa nel cuore delle Langhe, precisamente ad Alba. Sono Stefano, vegetabile, legale rappresentante dell'azienda agricola Nuove Rotte. Abbiamo la vigna, che è la parte più importante perché rappresenta il 90% dell'attività, ma è supportata da una serie di altre coltivazioni che rendono importante la vigna stessa. Quindi abbiamo inserito all'interno del ciclo produttivo sia dei corridoi biologici, noi chiamiamo così, abbiamo seminato grani antichi, quindi facciamo un po' di farina, abbiamo anche un piccolo orto, abbiamo alberi da frutto. Siamo agricoltori, quindi facciamo i contadini, però un'azienda agricola diciamo che fa molta ricerca. L'idea appunto è quella di riuscire a trovare pratiche che siano sempre più ecosostenibili. Noi siamo produttori di Barolo e Barbaresco. Vini dove la territorialità è molto importante proprio perché ti sposti di una vigna, ti sposti di 100 metri e le caratteristiche del vino cambiano. Ho cercato appunto proprio di studiare quale fosse il metodo che potesse migliorare al massimo queste differenze che ci sono nelle vigne. Una delle pratiche a cui ci siamo, soprattutto all'inizio, ci siamo ispirati maggiormente è stata la biodinamica. Penso alla prima agricoltura naturale, cioè che guarda il sistema e non è specifica sulla coltivazione. La biodinamica è trovare un equilibrio tra la natura e l'uomo. Non dimentichiamoci che noi siamo nelle Langhe e quindi la coltivazione della vigna è monocultura, quindi è molto intensiva. Praticamente alla cieca ho iniziato nel 2009-2010 a convertire una parte dei miei vigneti in biodinamica. Il processo è stato abbastanza lento perché ovviamente noi abbiamo 160 ettari di vigna, perciò già solo l'organizzazione è una cosa abbastanza complicata e complessa. Per quanto riguarda l'agricoltura biodinamica, bisogna essere biologici minimo. Dopodiché ci sono dei criteri sia etici che di equilibrio aziendale che bisogna rispettare. Per esempio, bisogna avere una presenza animale all'interno dell'azienda. Noi abbiamo degli asinelli. L'agricoltura naturale e la biodinamica in primis è prima cosa osservazione per trarre conoscenza del tuo microambiente. Anche un parassita ti dà informazioni, ti dice qui c'è qualcosa che non va. Cos'è che non va? Non è casuale, è arrivato perché c'è un motivo e io devo trovarlo. Più la terra è viva, quindi ricca di microrganismi, ricca di batteri, lieviti e tutto quanto, aiutano la vita stessa a vivere in una condizione più armonica e meno in stress. A livello di salubrità del suolo, se paragoniamo il metodo convenzionale con il metodo biologico e il metodo biodinamico ottiene sempre un suolo più sano. È come per dire, ho mal di stomaco e ho due vie. Una è quella che prendo un medicinale e me lo fa passare. E l'altro è cambio dieta, per esempio. Devo fare tutte e due le cose. Se faccio tutte e due le cose, ho un risultato buono sia nel breve che nel lungo periodo. La cosa forse più importante per capire i terroir è ridurre in minimi termini l'impatto umano. Cioè cerco di non aggiungere niente e addirittura esaltare quelli che prima magari potevano essere pregi o difetti di un vino. Cosa sono i preparati biodinamici? Sono dei sistemi che vanno a sostenere le piante nelle varie fasi di crescita della pianta. I preparati biodinamici, in particolare il 500 e 501, sono del letame di vacca messo a riposare per 6 mesi durante il periodo invernale in corna di vacca nel sottosuolo. Viene dinamizzato in dell'acqua calda e poi spruzzato sul suolo, sul terreno. Il compost è un elemento fondamentale all'interno di qualsiasi tipo di azienda agricola. Il recupero sia della parte organica, della sostanza organica animale, quindi il letame, assieme a tutti gli altri scarti aziendali, come possono essere la paglia, il fieno, le bucce d'uva dopo la fermentazione. Perché c'è la necessità di farlo? Perché coltivando taglio l'erba, muovo il suolo, lo lascio all'esposizione solare, quindi ho tutti i fattori di devitalizzazione. Quindi ha dato un principio di rivitalizzazione del suolo. L'interpretazione più semplice è che sia una specie di input o di impulso di microrganismi nel suolo. I dubbi che sono stati sollevati sono più che legittimi. Qualunque tecnica agricola va sperimentata sul campo. I tempi a cui la natura è abituata sono estremamente diversi da quelli umani, soprattutto quelli umani moderni, dove oggi piantiamo,
domani vogliamo raccogliere. La non conoscenza porta a dei pregiudizi. Essendo una simile omeopatia, oggi la scienza contesta fortemente l'utilità del metodo biodinamico. Spesso e volentieri viene associata solo esclusivamente a un discorso magico, ma in realtà il fatto che noi seguiamo dei calendari, seguiamo le lune, seguiamo i pianeti, è una cosa che si è sempre fatta nel passato, quindi non è che stiamo inventando nulla. Quindi riuscire a dire sì, effettivamente questa pratica ha funzionato in un ambiente naturale è estremamente difficile. Posso dirti, l'approccio olistico naturale, l'approccio biodinamico funziona. Quello te lo posso dire.